Si era arrampicato su un silos per fare dei lavori quando involontariamente ha toccato con un'asta metallica i fili della media tensione ed è rimasto folgorato. Un tragico destino si è portato via questa mattina, poco dopo le 9, Mariano Barban, 55enne di Montecchio Maggiore, morto mentre lavorava al maneggio BM Farm. Al civico 15 di via Carbonara sono intervenuti il SUEM e i vigili del fuoco, che assieme ai tecnici dell'Enel hanno staccato la tensione per recuperare il corpo senza vita rimasto adagiato sul silos. Mariano era molto conosciuto in paese, padre di due figlie, assieme alla moglie gestiva il centro ippico BM Farm, dove d'estate vengono organizzati anche i centri estivi. Solo poche ore prima della tragedia, Mariano aveva fatto la sua ultima cavalcata, un amore fortissimo il suo per i cavalli. Mariano era una persona solare, un amico per tutti. Era appassionatissimo dei cavalli, tant'è che la sua passione l'ha trasformato in un lavoro. Un dramma che per certi aspetti rimane ancora inspiegabile. Le cause dell'incidente avvenuto sul lavoro sono al vaglio del personale dello Spisal e dei carabinieri. A supporto in via Carbonara è arrivata anche la polizia locale. Una scena terribile alla quale hanno assistito anche i familiari della vittima e alcune persone che si trovavano in quel momento al centro ippico. Appena ho saputo dell'incidente che gli è accaduto, veramente è stato come un colpo allo stomaco, così come penso colpirà molti di noi che conoscevano Mariano e lo ricorderanno sempre come una persona buona, ottimista e sempre sorridente. Quello di Montecchio Maggiore è il secondo incidente sul lavoro avvenuto negli ultimi giorni in Veneto. È morto ieri l'operaio di 21 anni, rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto venerdì scorso alla cantina Pasqua a Verona. A causa delle esalazioni, l'operaio, impegnato in un intervento di manutenzione, aveva perso i sensi ed era caduto all'interno di un silos.